Bene, cari amici, specie i più giovani o i trombettisti principianti, mi stanno contattando molto spesso per le varie problematiche più disparate, però al tempo stesso più comuni. Allora volevo chiarire alcune cose in modo tale che chiunque inizi un attimo lo studio della tromba, trombone, corno, quello che sia, abbia ben in mente, ben chiare delle informazioni basiche, quasi di propedeutica, che però spesso mancano dai, ma non dai libri, ma più che altro sono confuse. Per cominciare, c'è sempre questa psicosi del riscaldamento. Riscaldamento, come, quanto dura, cosa, perché, dove. Dunque, il riscaldamento è come, più che altro no, come? È identico al riscaldamento di qualsiasi muscolo, di qualsiasi atleta, tra virgolette. Come quando uno si prepara per andare a correre, basta un po' di stretching, basta un po' di loosening up, no? Quello che sia, le spalle o le braccia, se uno deve fare palestra o deve nuotare, oppure le gambe, stretching e cose varie. Il nostro stretching, diciamo, un riscaldamento che coinvolga e stimoli un po' e aumenti la circolazione sanguigna della parte, diciamo, della muscolatura interessata, può essere semplicemente un flapping, come lo chiama Bobby Shaw. Con denti stretti, oppure tipo cavallo. Ovviamente questo è un riscaldamento che va fatto per qualche secondo, non è un lavoro che si può protrarre per un minuto. La cosa più intelligente, più conveniente è quella di produrre dei suoni calmi, tranquilli, che inizino un po' a predisporre la nostra muscolatura e imboccatura a quello che poi sarà. Quindi, anche semplici note ribattute. Qualsiasi cosa che, diciamo, predisponga un po', ci faccia trovare, ritrovare e ricalibrare un po' tutto il setting, tutte le posizioni, e per poi essere pronti, diciamo, a suonare o una gig o registrazione, quello che sia. Senza cercare in modo ossessivo la precisione, l'intonazione. Riscaldamento non è riscaldamento, non ha niente a che fare con la perfezione o con la pulizia del suono o di quello che sia, ok? Quindi è una cortesia, e più delle volte sento sempre i trombettisti un po' riscaldarsi, tra virgolette, come le belve del
del circo, come i leoni del circo prima di entrare in arena. Non c'è bisogno. State tranquilli, non c'è bisogno di fare sempre non lo so, i super uomini. Usate una sordina qualsiasi. Riscaldarsi con la sordina è ottimo, è fantastico perché siamo costretti a usare una buona pressione, una buona spinta più della norma, quindi ci si attiva in modo ottimale e il suono non deve essere necessariamente spaccamuro, insomma. That's all. Tutto qua. Il più delle volte basta riscaldarsi proprio 5 minuti. Tranne, ovviamente, dipende dalla situazione. Se ci si trova in orchestra o musical o big show, big band, orchestra di salsa, e bisogna cominciare un concerto importante o un solo o il primo brano è un brano tosto. Beh, allora bisogna prepararsi a quello. Quindi, se sappiamo che si comincia con Oye Como Va e Oye Como Va oppure Ran Can Can, l'arrangiamento di Tito Puente, sono brani per esempio fastidiosi, duri, che sono tutti, diciamo, in una estensione alta, allora bisogna fare un riscaldamento un po' più oculato. In Europa hanno tutto il problema del dove praticare, non si può suonare in appartamento. Il maestro ha detto che non si può praticare, non si può studiare con la sordina. Non è detto, ci sono molti grandi trombettisti o trombonisti che studiano moltissimo con la sordina, perché la sordina è come il pad, usare in modo giusto la sordina per praticare corrisponde al praticare la batteria con i pad o le percussioni, cioè usare quei pad, no? Quelli di gomma, e in modo tale che si esercitano i muscoli, tutto è molto, molto simile al suonare la batteria, il rullante o quello che è, però praticamente non state spaccando i timpani o non state dando fastidio a nessuno, ed è la stessa cosa con la tromba. Quindi, quando praticate, trovate una sordina decente. La sordina decente vi deve dare una facilità di suoni, una facilità e una buona corrispondenza di suoni. Andare giù nei meandri dei pedali, suoni gutturali che non servono a nessuno nel mondo d'oggi. Stessa cosa ai sopracuti. Avere una sordina che non sia troppo troppo tappata e che però vi dia una buona risposta. Per esempio, non so. Già, questa non risponde tanto bene. Quest'altra. Thank you.
non so. Questa è appannata, ha gli armonici un po' viziati. Quest'altra. Insomma, in pratica, se non avete abbastanza esperienza, fate provare o trovate una sordina con l'aiuto del vostro maestro. Meglio ancora sarebbe quella di trovare la sordina Practicing Mute, quella dorata che sviluppò Bobby Shue con Terry Baylor, che però non è facile da trovare su internet, non so, probabilmente lascerò, potrei mettere qualche link o se trovo qualcosa del genere lo inserisco qui alla fine del video. Quella è una gran bella sordina. Prossimo argomento è il fraseggio jazz o pop o quello che sia. È un altro dramma, tra virgolette, perché molti trombettisti, molti fiatisti, anche sassofonisti, clarinettisti, l'incontro mi chiedono o parlano del fatto di non saper bene, non avere chiaro assolutamente cosa praticare, come cambiare il sound, il suono, perché per esempio sono impostati in modo classico. Ognuno di noi ha delle prerogative, delle caratteristiche, proprio anche mentali, anche esperienze di ascolto, anche heritage, cioè da dove uno viene, che tipo di infanzia, che tipo di ascolto, dove si è cresciuti, in che zona, ascoltando cosa. Insomma, in poche parole, il fraseggio non verrà mai se non avete ben in mente, ben chiaro in mente l'essenza della musica afroamericana, la musica nera. Se si ascolta Lucio Battisti o una vita intera, non so, i Pooh o non lo so, non voglio fare altri nomi, e non si può pretendere di avere un fraseggio con lo strumento, poter suonare solo, R&B, rock, jazz. È un fatto di esperienza e di assimilazione interiore, di interiorizzare un qualcosa che se non ce l'avete, se non viene dal sangue, bisogna acquisirlo in qualche modo. Per acquisire cose del genere ci vogliono anni e anni e anni e anni, anni di ascolto, di live, di vedere, sentire da vicino the real thing, cioè i veri jazzisti. Oggi 2020 tutto ciò sta diventando quasi un po' ridicolo, perché non so a chi interessa, però io ho risolto molte cose, perché anch'io sono venuto da un background di studi classici, molto classici, troppo classici. Però la mia passione è sempre stata quella del jazz, della musica afro-latina, cubana, e quindi da subito, da quando avevo da 10, 11, 12 anni, ho subito cominciato ad essere interessato e incuriosito dai dischi, live, concerti, video di della musica nera, in pratica. Per un minimo di, che si voglia, di consigli, il miglior tipo di propedeutica per un minimo di fraseggio jazz sarebbe quello di, con sordina o senza, di utilizzare le ghost note. Imparate, cominciate a usare le ghost note suonando qualsiasi cosa.
Le ghost note sono quelle note gutturali, quindi sarebbe così. C'è anche il sistema durula darla darla, però già quello è un fraseggio più avanzato. Quello va bene, funziona per il fraseggio più veloce, ma per suonare no? Qualsiasi tema semplice. Un buon fraseggio presuppone una nota diversa dall'altra, cioè tutto il contrario della musica sinfonica, musica classica, dove si ricerca la perfetta, diciamo, pulizia e uniformità. Il jazz, la musica africana, afroamericana è sempre... Quindi ha sempre questo fatto del, diciamo, del dirty, dello sporco, tra virgolette. E la lingua è sempre avanti, molto avanti. E potete praticare, suonare anche tre note, quattro note, un arpeggio. Il fraseggio si acquisisce comunque oltre all'ascolto con la lettura o lo studio a memoria o ad orecchio di jazz, a cominciare da Armstrong o qualsiasi musicista, qualsiasi stile, anche il ragtime di Scott Joplin. Ascoltate i temi e suonatevi. Ok, che siano lenti, veloci, probabilmente la cosa più indicata è quella di studiare temi lenti. Sempre aprite il suono e la lingua deve toccare sempre. La lingua stacca tutto nel jazz. Lo staccato è la cosa più importante. E di conseguenza anche lo studio, anche il practicing può essere basato sul semplice, no? Giocare un po' sul all'orecchio, non sempre sta routine, sempre sti libri, molti mi hanno chiesto 10 minuti di questo, 10 minuti di quello, 10 minuti Arban, 10 minuti Colin, questo è un sistema che uccide la creatività, uccide la fantasia e uccide anche l'originalità. Se uno oggi vuole suonare uno strumento già strano come tromba, trombone, corno, sax, sax baritono, quello che sia, suonate così, prendete lo strumento e state lì ore. Ok.
suonate, 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 suonate e registratevi, ascoltate un po' quello che non state sempre lì con le trascrizioni, leggere anche le trascrizioni di Roy Aldridge, Roy Agro, dopo un po' diventa, non lo so, io penso che suonare gli assoli degli altri nota per nota sia un ottimo esercizio quando uno comincia, però non leggerli scritti da altri, cioè imparateli voi a memoria, ascoltate il brano 100 volte, uno impara tutto il brano a memoria, tutto, le sezioni, solo, tema, improvvisazione, background, tutto quello, cioè uno deve immergersi in quel sound e di conseguenza verrà tutto un po' più naturale. Un altro argomento poco sfruttato, poco studiato, analizzato è il repertorio. Il repertorio, cioè molti suonatori, tra virgolette, hanno un repertorio limitato, cioè basato molto sullo studio accademico precedente, però poi alla fine non conoscono niente di repertorio, per dire rock, blues o R&B americano, e quello è ricchissimo, è importantissimo ed è molto molto pieno di materiale e di materiale per tromba, trombone, sax, e quelli sono obbligatori, sono come parlare dei passi orchestrali per la sinfonica, bisogna sapere gli stacchi non so, degli Earth, Wind & Fire, Cool and the Gang, Casey and the Sunshine Band, Average White Band, Sly and the Family Stone, B.B. King, o dei brani di James Brown, e nessuno vi darà mai le parti scritte di queste sezioni. Quindi Session Man, se uno vuole studiare o suonare jazz, tra virgolette, o musica moderna, o musica afroamericana, deve comunque conoscere questi tipi di repertori. Anche, per esempio, l'aspetto del musical, il musical da Cats, Maria di Bernstein, oppure il Gob de Notre Dame, non so, il Blues Brothers, questi sono tutti libroni, sono tutti grandi lavori orchestrali, big band, musical, dove la prima tromba è un suicidio, un lavoro pesantissimo, però comunque se non volete suonare la prima, almeno dovreste conoscere la seconda. Io preferisco concentrare molto il practicing sugli arpeggi più che sulle scale. Le scale sono un lavoro successivo, un po' più avanzato. Invece uno sugli arpeggi può suonare tanto. Libero. E mentalmente pensare sempre che accordo sto suonando, cioè maggiore, settima, minore, c'è la nona, la settima di dominante, settima maggiore, no? Alternando molto le note dell'arpeggio. Solo la triade. Thank you.
sempre un po' pensare al contrario, invece di partire dalla radice, no? Via, il contrario. Oppure suonare, cercare di tirar fuori da un arpeggio un minimo di swing, un minimo di jazz. Tutte e 12 le tonalità, tutto, anche un tema qualsiasi. Un consiglio è quello di usare poco o niente vibrato. Il vibrato è una tecnica che si impara, si studia nel jazz e bisogna controllarla veramente bene, quindi per il momento probabilmente è meglio non usarlo. Neanche le acciaccature, gli abbellimenti. Ogni volta sento sempre, quando un ragazzo, qualcuno vuole suonare un blues, una ballad, secco, chiaro, limpido, niente. Questo modo di suonare un po' mellifluo, viscido, popish anni 80, non voglio dire nomi, non voglio fare esempi, però il jazz è una musica nera e tutto il resto non lo è, quindi decidete se volete suonare le cose autentiche o suonare qualcosa di ibrido, quindi non chiaro, che sia mezzo swing italiano, mezzo canzonetta, mezzo pop un po' divertente. Quando si parla di routine, schede di studio, programma, non lo so, io non ho mai condiviso e non mi è mai piaciuto studiare in modo ripetitivo e troppo ossessivo o seguendo sempre la stessa routine. C'è chi ci riesce, o dipende, forse per la musica classica è più produttivo. Per la musica creativa, la musica di improvvisazione, la musica che richiede anche estro e un po' di pazzia, io preferisco il random system, cioè
che uno la mattina, quando sia, quando avete il tempo e arriva il momento di suonare, quello che viene, quello che uno ha voglia, lo che tiene gana di essere, quello che vi sentite al momento di fare, fatelo, suonate. Suonate un tema come dei pazzi all'aperto, oppure improvvisate un qualcosa senza avere idea del giro armonico, oppure insomma, che sia un qualcosa di un'espressione della libertà, del proprio essere. La musica come l'arte stanno diventando, non lo so, sempre più ingabbiati, sempre più controllati, sempre più tutti che vogliono suonare come Wynton Marsalis o queste registrazioni impeccabili o perfette o che quasi si confondono, non si riesce a capire se il fiatista è reale, è dal vivo o è elettronico o è un sintetizzatore. Questo, lo stesso, non mi ricordo chi era, se Riccardo Muti o se sì, Ozawa, dissero anni fa, molti anni fa, forse 20 anni fa, già dissero e si lamentavano in un'intervista che tutte le sinfoniche del mondo, quasi tutte, cominciano a suonare tutte allo stesso modo, quando una volta suonare in Russia con una sinfonica russa era completamente diverso dal suonare, non lo so, in Italia con un'orchestra italiana, al tempo stesso era diverso che lavorare in Germania o Giappone o Stati Uniti. Questo è importante ed è molto importante ancora di più per la musica originale, per qualcosa di nuovo che uno voglia sviluppare, voglia creare, voglia scrivere da zero, senza stare sempre a copiare e a rifare sempre qualcosa di già sentito, già visto, già di successo. In 40 e passa anni di esperienza mi sono reso conto che i primi anni, nel momento di impostazione, imboccatura, primi rudimenti, sono il momento più difficile, il momento più terribile e frustrante. Anche qui probabilmente è sempre un po' un problema di chiarezza e di, sì, di sincronizzazione, di coordinazione delle informazioni e quindi di conseguenza della pratica. Molte volte i bambini piccolissimi, io ho avuto studenti davvero a partire da 3 anni, di età fino a 77. E alcune volte il bambino piccolo già capisce subito facilissimamente un movimento del genere, quindi già per gioco lui fa senza pensare al buzzing e solite storie e premendo, ovviamente con un minimo di pressione del bocchino sulle labbra. Il bambino, ok, e questo sarebbe, questo è il Packer System, il famoso Packer System che Harry James, lo stesso Louis Armstrong usavano in modo naturale o inconsapevole o forse consapevole, non ne sono sicuro. Quindi già semplicemente col bocchino, già come gioco, come proprio divertimento, basterebbe fare queste che succede? Ovviamente questo questa è l'azione per attaccare il suono. Ovviamente per mantenere il suono. Quindi molti bambini hanno la tendenza a gonfiare le guance, cosa che sempre i soliti bacchettoni hanno sempre vietato, inorriditi. Ma che di nuovo qui penso di poter asserire che non è poi così male. Tant'è vero che messicani, brasiliani, cubani, tutti
tutta la scuola latinoamericana, quando i ragazzini o i giovani ragazzi suonano in queste bande di paese con delle sonorità pazzesche e suonano tutti. Suonano così, suonano senza. Non hanno nessuna idea. Però, se uno li sente con lo strumento per le strade, hanno delle sonorità 4 volte superiori a, diciamo, a un ragazzo di conservatorio impostato nel modo, diciamo, accademico. Gli spagnoli in pratica chiamano la tecnica del beso, cioè. È simile, è sempre praticamente quella di mettere le labbra tipo appunto bacio. Ossia, il bacio aspira l'aria e invece nel produrre il suono noi la dobbiamo solo soffiare. Tutto qua. Alcuni, non so se in altri video ho menzionato questo particolare, importante per i bambini, per quando uno comincia o per controllare semplicemente dove state appoggiando il bocchino, il segreto sarebbe quello di controllare come fischiamo, come fischiate. Per esempio, avete visto che il mio è stranissimo, non è per niente centrato e lì è il punto giusto. Eccolo qua. Tutto lì, un buon checkpoint è proprio quello di controllare dove con la vostra posizione del fischiare anche in modo banale o morbido, non c'è bisogno di essere dei virtuosi, e lì dovrebbe essere il punto focale, il punto di maggior forza, il famoso golden point, perché evidentemente tutta la nostra muscolatura facciale ha la tendenza a convergere verso quel punto particolare. Questo specialmente per il corno, tromba, trombino, piccolo trumpet, trombino, è veramente un fatto nevralgico. E ultimo aspetto, il bocchino. Il bocchino da noi in Europa continuano a usare queste tazze da caffè 1C, 3C, quando i nostri ragazzi o i nostri trombettisti sono un po' come anche io, abbiamo delle labbra molto sottili, il rosso è sottilissimo. Quindi quando le labbra sono sottili, i denti sono abbastanza normali, piccoli, perché se uno si rende conto, suona a fianco di personaggio, di musicisti più grossi, con delle labbra più carnose, ci si rende conto che un 1C, un 3C andrebbe bene appunto per una persona con delle labbra molto molto più grandi delle nostre. Un ragazzino può cominciare con un 7C, 9C, 12, o addirittura quelli di plastica. I bocchini di plastica, io lo sostengo da 30 anni, anzi ho parlato di strumenti ad ottone da costruire in plastica forse da più di 30 anni. Perché? Perché la plastica è molto meno dura e pesante da controllare. Il bocchino di plastica ha una sonorità e dà un comfort, una comodità sulle labbra, specialmente per i bambini, molto più
agevole, molto più la sensazione, il feeling è molto più dolce, è molto più controllabile. L'imboccatura metallica, specialmente quando il clima è freddo, quando un ragazzino è alle prime armi, è terribile, come poggiare le labbra su, non lo so, le tubature del termosifone freddo. Insomma, non è una buona idea. Non abbiate questa paranoia del rimanere sempre fermi, tutto deve rimanere perfettamente fermo, l'impostazione bisogna averla e suonare le tre ottave tutto senza muovere nulla, non è per niente vero. Tutti i veri suonatori muovono tante cose prima, mentre e durante un fraseggio o un concerto, una gig, una suonata. Quindi per il repertorio, per dire, per un certo volume, un certo range, un certo tipo di fraseggio, si ha la tendenza ad aprire, a tenere molto giù. Poi per dire, si sale un po' e quindi si ha la tendenza a gonfiare qui. Perché si gonfia qui? Perché si soffia l'aria verso l'alto, verso il naso, quindi un po' si gonfia qui. Sono tutte cose naturali, sono piccoli movimenti che non devono darci grosse preoccupazioni. L'importante è il risultato. Se un bambino, se un ragazzo già basta, già dal do al sol, deve solo capire come e dove bloccare queste note, no?